La settimana scorsa vi trovavo a Fribourg in Svizzera e abbiamo organizzato un colloquio su Cardinal Duval e alcuni dei nostri amici algerini sono venuti perché per noi, come si sa, tutti i cristiani hanno lasciato il paese all'indipendenza nell'anno 62. E finalmente è il Cardinal Duval che ci ha chiamato ad essere la piccola ecclesia della nazione algerina. E questo è ciò che hanno voluto vivere i nostri amici che furono martirizzati nell'anno difficile, e abbiamo celebrato la beatificazione di queste 19 persone nel mese di dicembre. E questo si è fatto con una presentazione della nostra vocazione, perché loro potevano lasciare il paese, ma si sono fermati per fedeltà alla popolazione con la quale vivevano. E questo esempio è la prova del nostro progetto, che è di essere con gli algerini nella nostra identità cristiana. E questo piccolo gruppo è costituito di studenti africani dei paesi del sud del Sahara che vengono come invitati per lo Stato algerino, anche dei migranti, anche di alcuni capi di imprese che sono in Algeria, e dei sacerdoti religiosi e laici missionari che hanno consacrato la loro vita al paese. E questo piccolo gruppo cerca di essere in relazione con la società algerina, che è interamente musulmana, e per dire che noi possiamo essere insieme, lavorare insieme, cercare il bene comune insieme. E lo facciamo naturalmente attraverso azioni concrete come quelle, per esempio, della Caritas, o ancora sul piano della cultura, perché abbiamo biblioteche per gli studenti, o sul terreno della prossimità delle famiglie che ci accogliano. Possiamo dire che La grande maggioranza di quelli che vengono a nostra chiesa sono algerini musulmani, per esempio, che vengono alla Basilica Nostra Signora d'Africa per curiosità, e anche per dire che loro non hanno paura di entrare in un luogo di culto cristiano. E la stessa cosa nel monastero di Tivarin, dove si trovavano i monaci che furono rapiti. Adesso abbiamo 300-400 di amici musulmani che vengono ogni settimana al monastero di Tivarin, delle città vicine, ma anche di Algeria. E per loro è la prima volta spesso che possono incontrare cristiani, perché non siamo numerosi, di scoprire una vita cristiana attraverso il monastero. E così cerchiamo di fare che in un paese musulmano, in questa situazione dove ci sono divisioni tra le diverse religioni, dare la prova che possiamo esistere lavorando insieme, perché siamo sicuri che siamo tutti insieme e le creature di Dio.